Siamo qui sul Ponte dell'Arno d'Argento, come qualcuno sapete a chi mi riferisco, l'ha definito. Perché? Perché vogliamo dedicare questa puntata della nostra cronaca aretina speciale alla prossimo referendum, ancora la data è da fissare, per i comuni di Capolona e Subbiano riguardo la loro probabile unione. Ecco, è un'unione che ovviamente viene suggerita, se non addirittura, insomma, non dico quasi imposta, dalla nuova legge. Comunque sia, insomma, ci sono ovviamente degli aspetti che vanno seriamente valutati, però ecco, la curiosità, noi l'abbiamo scelto questo luogo apposta, è che questo cartello che delimita il comune di Capolona, sostanzialmente da lì in poi siamo nel comune di Capolona, dove sono io fisicamente siamo invece nel comune di Subbiano, quindi di fatto diciamo è un territorio che divide a metà, se vogliamo, anche proprio l'Arno. Ecco, adesso noi andremo a sentire tre rappresentanti del comitato per il sì. Dobbiamo fare una specifica, avevamo invitato anche i rappresentanti del comitato del no, ma diciamo proprio all'ultimissimo momento ci hanno chiesto di rinviare questo appuntamento, non era possibile ovviamente, e quindi non sarà un confronto ma sarà semplicemente, insomma, un portare in questo caso le ragioni del sì, poi per quelle del no magari ci sarà tempo e modo di potercele riascoltare. Allora ci andremo a sentire innanzitutto Ilario Maggini, ex sindaco di Subbiano, oggi consigliere comunale, Andrea Santini, anche lui consigliere comunale, e Fulvio Biondini, che è stato a suo tempo vice sindaco ma adesso è un libero, tra virgolette, insomma un libero cittadino. Sentiamoci queste primissime, diciamo, opinioni sul perché appunto questa fusione potrebbe essere, come dire, una cosa da farsi. Ma io penso che chiunque deve cambiare idea se cambia la legge. Allora nel 2010-2011 io ho fatto un'intervista dicendo che ero contrario. Ero contrario perché non c'era la legge attuale, perché allora se si univa i due comuni c'era una tantum che veniva dato dei soldi all'Unione dei Comuni, servivano solo per l'aumento dell'amministrazione. Invece ora con la nuova legge del Rio, da 5.000 a 15.000 il sindaco e il costo aumenta pochissimo, ma forse questo comitato del no se ne dimentica che Comune Unico hanno iniziato 40 anni fa, quando hanno fatto la piscina insieme, quando hanno fatto la scuola media. Se ne dimentica anche che Castelnuovo, tutta la frazione di Castelnuovo fino al palazzo, i bambini vanno a scuola a Capolona, e da 4C in su, dal ponte in su e su fino a Basciano vengono a Subbiano. Chiaramente i cittadini, il Comune Unico l'hanno già fatto, e l'amministrazione che allora aveva deciso di non lo fare, forse quelli che sono ora a spingere il comitato del no erano stati ex amministratori e praticamente hanno contribuito a fare la scuola media, hanno contribuito a fare la casa della salute, hanno contribuito a centro endica, hanno contribuito alla piscina. Loro se ne dimenticano queste cose e secondo me sono di mente corta. La proposta di legge che va a referendum, la proposta sulla fusione e unificazione dei comuni di Subbiano e Capolona, è stata sottoscritta da 1707 elettori, cittadini, la cui sottoscrizione è stata verificata e autenticata per atto pubblico e depositata in Regione. Il Comitato del No ha presentato alla Regione un documento in carta semplice con 20 sottoscrizioni, di cui 3 illeggibili, senza presentare i dati delle persone che costituirebbero il Comitato. La vera possibilità che ci è presentata in questo momento è quella di raccogliere la sfida. Raccogliere la sfida e omogeneizzare, dare veramente il via allo sviluppo del nostro territorio. Più soldi, servizi più razionali, tariffe unificate e non al rialzo, come dice il Comitato del No, senza peraltro avere una base.
Nessun vincolo da parte della legge, svincolo del patto di stabilità. Non solo l'amministrazione centrale trasferisce il denaro, ma il disavanzo d'amministrazione dei comuni può essere utilizzato. E Subiano è rientrato nei primi sei comuni d'Italia per il rapporto del disavanzo. C'è chi dice nel comitato del no, o comunque un'obiezione che mi sono sentito fare: beh, Subiano ha dei soldi d'avanzo, perché li dovremmo spendere per Capolona? Primo, io dico perché è una buona idea spenderli per avere migliori servizi per tutti. Secondo, perché se si fa la fusione è possibile spenderli. A oggi, col patto di stabilità, Subiano ha dei denari che non può spendere, e è come non averli. Anche Capolona ha dei denari. Sicuramente. C'è una viva polemica sul fatto che Capolona avrebbe un sacco di debiti, sarebbe sull'orlo del default. Ora, la nostra provincia ha recentemente vissuto l'episodio di un comune che il default l'ha subito. Quindi non diamo adito alle chiacchiere. Le nostre amministrazioni locali e centrali non sono timide. Se un comune è sull'orlo del default, lo commissariano, e chi lo gestisce, come leggiamo sulla cronaca, va alla sbarra, risponde. Capolona non ha mai avuto nessun tipo di questi problemi. Forse non sarà tra i comuni virtuosi con alto disavanzo come Subiano, ma ha una condizione di bilancio che permette di affrontare serenamente l'ordinaria amministrazione, affrontare questa fusione e ricavarne enormi benefici senza che i cittadini della comunità di Subiano vengano minimamente appesantiti dalla fusione col nuovo comune. Quello che oggi stavo per dire mi dispiace, ma dirò mi fa piacere è quello che viene detto dal comitato del no, perché la forza delle loro argomentazioni è pari alla forza della loro presenza in questa trasmissione. Nulla. Premetto che ho passato una legislatura con la carica di vice sindaco, nella quale ho portato avanti abbastanza decisamente delle forme di collaborazione tra Subiano, Capolona e Castiglionfibocchi. Devo dire che poi il progetto è abortito per una serie di questioni, e io però ho creduto fino da allora a una collaborazione che sarebbe dovuta essere comunque quantomeno fra Subiano e Capolona, visto che tra Capolona e Castiglionfibocchi il referendum è andato male per una serie di questioni, non ultima la non completa affinità dei due territori, delle due popolazioni. Questo problema qui mi sembra che a Subiano e Capolona non esista, perché c'è l'Arno, e chi arriva a Subiano che non c'è mai stato, o a Capolona, per fargli capire che c'è il confine lungo l'Arno, che sono due paesi differenti, ci vuole un bel po' di tempo. Quelli della mia generazione che sono nati e cresciuti a Subiano o a Capolona possono avere qualche remora campanilistica, che poi credo che di fatto sia una delle... l'unica, o massimo saranno due, le motivazioni del comitato del no, solo questione di pancia, perché diciamo in ordine della praticità non vedo problematiche che dicano non vi fondete, perché insomma secondo me ci sono solo vantaggi sia economici che di progettualità amministrativi. Io non vedo questioni che dicano non lo fate perché ci scapitate, ci perdete o siete danneggiati, no? È chiaro che i cittadini verranno chiamati a perdere, tra virgolette, quella che è l'identità paesana, perché poi alla fine si riconduce... Vabbè, ma il comune come si chiamerebbe? Subiano Capolona. Quindi l'identità comunque se la cerca uno nella parte che vuole, e il problema lo risolve lì. Poi io credo che adesso non si può rimanere fermi. Un comune che rimane fermo, che non cerca di andare avanti con un progetto di ampio respiro, rivolto verso il futuro, è un comune morto. Ed eccoci di nuovo allora in un punto, diciamo, strategico, perché qui siamo di nuovo a metà tra i due comuni, quindi Capolona e Subiano. Alla mia destra entriamo nel comune di Capolona, alla mia sinistra siamo invece nel comune di Subiano.
È di nuovo l'Arno, insomma, a dividere questi due comuni. Chiudiamo però facendovi sentire alcune opinioni dei cittadini. Dobbiamo dire, abbiamo fatto un po' di fatica a trovare chi era favorevole per il no, sicuramente sarà un nostro demerito, ma insomma vi faremo sentire quello che abbiamo raccolto. E come abbiamo detto anche in apertura della nostra cronaca aretina speciale, questo non era un confronto e per le ragioni del no ovviamente siamo qui disponibili, insomma, a dare esattamente lo stesso spazio. Buona visione, arrivederci. Non fa il cima, però la fanno. Perché la dovrebbero fare? Perché tornerebbe meglio a tutti, Due comuni. E che fanno un comune, due comuni in un paio, in un continuo così? Siamo anche vicini, nel raggio di 500 metri. Lei è favorevole? Io sì. Perché dice che non la faranno? Perché non ci trovo d'accordo, no? Va fatte le cose, per migliorare per tutti. Solo che... alcuni uffici, ho visto qui le associazioni di categoria, le scuole. Va fatto bene tutto questo dopo, controllate tutto quanto, però va fatto. Penso potrebbe anche andare bene, non lo so. Due comuni così confinanti, non vedo perché... Se effettivamente ci fossero, quello che dicono, dei risultati favorevoli, dovrebbe andare bene. Dovrebbe andare. Poi, insomma, si sente tante voci discordanti, però nell'insieme dovrebbe essere una cosa giusta. Dovrebbe, poi io di politica me ne intendo poco, però. Lei sarà chiamato a comunque a un sì o un no, sì, se lei è residente. Certo, certo. Ma io probabilmente voterò sì. Poi. Non so se faccio bene o faccio male, però comunque... Io risiedo in Subbiano, qui proprio ho attraversato il ponte, però... Vi divide l'Arno? La divisione, diciamo, è metà dell'Arno, insomma, metà Capolone e metà Subbiano, ecco, insomma, quindi... ci sono anche tanti interessi in comune, io penso, le scuole... impianti sportivi, quindi credo che sia una cosa giusta. Tanto Subbiano non ci sta, ci hanno provato e non ha voluto, ecco, tutto così. Lei cosa? No, a me andrebbe bene. Almeno, insomma, servirebbe qualcosa, servirebbe un po' qualcosa a tutti, certo. Ma non c'è niente da fare. Come mai? Secondo lei i cittadini di Subbiano non sono d'accordo? Non so se sono tutti cittadini oppure che soltanto quelli che comandano, quello non lo so. Io so per il no. Così, non c'è motivi specifici, però non, prima cosa non penso che ci sia tanti risparmi sul discorso dei soldi, so per il no. Lei è di Subbiano? Sì, abito a Subbiano da 40 anni. Ma quando, ecco, il comitato per il sì dice ma ci sarebbe un risparmio, darebbero più soldi al comune, si potrebbero fare più cose per i cittadini? Ma no, io vedo che nei paesi più grandi tanti risparmi non ci sono, sicché allargando il paese penso che non è che ci sia tanti risparmi, anzi, io per come la penso io, che le spese raddoppiano. Dopo posso sbagliare perché non me ne intendo, io non... però è un'opinione mia. Ma io penso che dovrebbe essere già stata fatta, in quanto sono due comuni che hanno storie diverse, ma comunque anche tessuti sociali diversi, ma come sempre accade, ma credo che questa unità del territorio ci debba essere. Potrebbe essere buona cosa anche per scambiare sul piano culturale e di servizi come già prima alcuni c'erano, quindi potrebbe essere buono questa cosa qui. Mi sembra che non ci sia stata molta informazione, che escono questi manifesti firmati da un comitato per il no che dice subbianesi state attenti, siccome io non sono subbianese e anzi sono considerata straniera nonostante 20 anni abiti qui, mi permetto di dire come sempre quello che penso, penso che sta nella realtà delle cose cercare di essere uniti
di lavorare per un comune che sia veramente di tutti i cittadini, che si potrebbe fare di questo paese non un paese quasi spento come sta avvenendo, perché i piccoli negozi stanno chiudendo, perché c'è una certa trascuratezza, basta girare il centro anche di là, non c'è attenzione ai giovani, non è un paese vivace, in 20 anni posso dire che è andato un po' declinando, mi farebbe piacere che ci fosse un balzo in avanti. E poi, tutto sommato, per quello che dice la legge, se non decidono i cittadini, deciderà qualcuno dall'alto. Io voglio decidere io. Lei è per il sì? Io sono per il sì. Ed è sudianese o...? Sì, sono importato, ma sì, sono pisano di nascita, sono 17 anni vivo qui. Quindi... Sì, no, io quando sono arrivato qua non capivo. Dissi, come è possibile? Non mi sembrava incredibile perché erano attaccati. L'unione di Subbiano e Capolona, come la vede? Malissimo. Oh, come mai? Perché io sono per Subbiano e morirò a Subbiano. Il comune si chiamerà sempre Subbiano per me, anche se è a Capolona. Quindi si vota? No. Motivo? Deve restare con me le cose. Sono già messe male così, se si deve cambiare ancora in peggio è meglio rimanere come siamo. Economico quindi? Economico sì, perché le tasse ne paghiamo abbastanza. Se andiamo a Capolona si paga il 20% più delle tasse. Questo chi gliel'ha detto? Lo so da me. Va bene, la ringrazio. Prego. Grazie, buon lavoro.